Oggi vi presenterò una ricetta che è della tradizione piemontese, il vitello tonnato, però nella versione originale. Ho letto diverse ricette e questa è quella di Scavin che secondo me ricorda molto di più la ricetta originale del vitello tonnato, perché il vitello tonnato non è fatto con la classica maionese col tonno dentro, perché una volta la maionese non c'era. Ai tempi di Sabaudi, forse sì, forse no, non lo so, ma comunque sicuramente non era una di queste, non faceva parte di questo gruppo. Allora, come praticamente potete vedere, questi sono gli ingredienti che serviranno per la cottura. Abbiamo per la ricetta per 500 grammi di girello, io ne ho un po' di più, quindi ho usato il doppio degli ingredienti perché questo è circa 1 chilo. Allora, abbiamo un girello di vitello. Abbiamo uno spicchio d'aglio, abbiamo del sale, del pepe, vino bianco, brodo, 4 uova, capperi, acciughe, tonno, olio, scusate, olio. Al posto del marsala io metto del rum perché purtroppo non ho il marsala in casa. Spero che non vada a influire sul gusto della ricetta, del latte. E adesso allora, procediamo alla legatura. Non sono molto bravo, ma ci provo. Pareggiamo dall'altra parte. A questo punto saliamo al pepe al morto. Non è proprio il massimo della legatura, ma potrete perdonarmi, tanto poi il gusto è buono. Saliamo, pepiamo, lo metto solo da un attimo, da un po' da questa parte, vabbè. Alla fine questo è un arrosto, non è un lesso, come può sembrare. E ora ci spostiamo i fornelli. Il tegame che possa contenere la carne e diciamo il fondo, iniziamo a mettere un po' di... e che possa soprattutto andare in forno. Aggiungiamo un po' di olio e l'aglio. Faccio rosolare bene da tutte le parti per poter far sì che si sigillino i liquidi al suo interno, perché la carne comunque deve rimanere ben morbida all'interno.
attenzione agli spizzichi dell'olio, perché la cucina a piacere e non bisogna farsi male. Lo stuzzicadente dentro l'aglio è un trucco che usano i cuochi per non perdere l'aglio all'interno dei sughi o dei fondi e poi non frullarlo assieme al fondo stesso. Quindi quando sarà cotto quello sarà facile cercarlo e toglierlo. Questo girello è grosso, non ha proprio la forma classica allungata, quindi devo adattarmi a cucinare questo pezzo. Adesso che tutto è ben arrotolato, prendiamo il resto degli ingredienti. Questo fondo sarà veramente quello che alla fine creerà la salsa delle prove. Al massimo la fiamma e spegniamo con vino bianco. Sfumare bene bene il vino. Se sentite che l'odore del vino non è più presente, vuol dire che ormai la parte alcolica è andata. In questo momento possiamo aggiungere il latte. E
possiamo passare in forno. Il forno è preriscaldato a 180 gradi. Dovrà cucinare, visto la pezzatura, 15 minuti per parte, quindi tra 15 minuti gireremo la carne, dopo altri 15 minuti dovrebbe essere pronta e a quel punto seguirà la preparazione della salsa. A dopo. Allora, adesso il videotomato si è raffreddato. Prendiamo e lo mettiamo da parte. Il sughetto invece lo mettiamo all'interno di. Possiamo aggiungere le uova. Di olio. E si continua così fino a fare tutta la carne. Vedete che bel colore l'ho usato? Così deve essere.